Le cause del primo conflitto mondiale sono molteplici e vanno complessivamente ricercate nella situazione politica e sociale dell'Europa dell'inizio del secolo, segnata dalla lotta imperialista per il controllo dei mercati internazionali ingaggiata dalle grandi potenze, in particolare dalla Germania, allo scopo di intaccare l'egemonia economica della Francia e soprattutto della Gran Bretagna, che per la prima volta vede insediato il suo predominio sul mare. Cresce la corsa agli armamenti e aumenta di conseguenza l'influenza dell'industria delle armi. Continua l'espansione coloniale delle potenze europee. Inoltre, in un clima di esasperata contrapposizione, rivendicazioni nazionali oppongono la Germania alla Francia per la questione dell'Alsazia e della Lorena e l'impero asburgico ai nazionalisti italiani che reclamano il possesso delle terre irredente di confine, mentre nei Balcani, dove persiste una situazione fortemente conflittuale dopo l'annessione da parte dell'Austria di Bosnia ed Erzegovina nel 1908, e le due successive guerre balcaniche del 1912 e 1913, gli interessi della Russia si scontrano con l'intransigenza austro-tedesca, creando una situazione esplosiva che il 28 giugno 1914 sfocia nell'attentato di Sarajevo con l'assassinio per mano di nazionalisti serbi del principe ereditario asburgico Francesco Ferdinando e della consorte. L'evento innesca un rapido susseguirsi di avvenimenti diplomatici e militari che portano, nel volgere di un mese, allo scoppio della guerra. Un conflitto che, all'inizio, governi e comandi militari di tutti i paesi coinvolti concordano di ritenere di breve durata, ma che ben presto acquista dimensioni e generalità totalizzanti.